anche luglio ha fatto fuori un bel po' di roba. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Prodotti finiti del mese di luglio, proprio siamo agli sgoccioli di questo mese e ho un sacco bello pieno da farvi vedere. Scusate la capigliatura molto così, ma sto per andare a mare e non c'è clima per accendere phon, piastre, spazio, niente, c'è troppo caldo. Andiamo velocissimi, vi faccio vedere cosa contiene questo mega sacco stracolmo di prodotti finiti molto molto interessanti. Allora, finito il mio shampoo Sien alla mela verde, questa era un'edizione limitata, mi è piaciuto, l'odore era molto come il Campus alla mela verde, però mi è piaciuto, ma non lo ricomprerò mai più perché, come vi ho detto, queste edizioni limitate sono come le edizioni base che c'ha sempre la Lidl, quello arancione ai frutti, quello azzurro per antiforfora e quello verde all'aloe, però sono privi di principi attivi, quindi tanto vale, pur avendo un lince delicato, non hanno quindi quei quattro componenti di principi attivi che fanno dello shampoo qualcosa di più interessante, quindi è buono, ma non lo riprenderò più. Di questa vi voglio parlare, ho finito una tintura della Villa Lodola Umbria, è la seconda volta che faccio queste tinture, è la seconda volta che me ne innamoro. Io vi consiglio di provarla, questa è senza ammoniaca, senza parafenilendiamina, senza resorcinolo, questo è un ingrediente vietatissimo se siete incinta, perché attraversa la placenta, senza siliconi, senza alcol, senza glicole propilenico, almeno credo attraversi la placenta, mi pare mi disse così il ginecologo quando ero incinta di Enzo, senza glicole propilenico, vi dicevo, senza SLS, SLS, senza oli minerali, senza parabeni, senza profumo, non puzza, non macchia la pelle, è ottima. Ottima, ottima, ve la straconsiglio perché è una tintura bio a cui io non avevo dato 2 lire perché io ho sempre avuto il preconcetto contro le tinture bio, secondo me la tintura doveva essere chimica per funzionare, anche questa è chimica, però almeno non contiene tante schifezze che danneggiano non soltanto il capello ma vengono assorbite dalla cute ed entrano in circolo, quindi per questo vi consiglio tinture con quel quid in più, che comunque è una tintura che dura un botto in testa. Le ho comprata io, non me l'ha inviata l'azienda. Ho finito, e costa 10 euro circa. Ho finito i dischetti Sien, io uso quelli misti, non quelli 100% cotone, 140 dischetti a meno di 1 euro, mi trovo bene con questi perché io li uso sia per il viso che per le unghie, con quelli di cotone non mi trovo bene per entrambe le funzioni. Poi ho finito una cosa buonissima, era un'edizione limitata della Lidl, questo pH bio bagno corpo da ricetta biologica, questo alla calendula aveva un profumo meraviglioso che rimaneva sulla pelle dopo la doccia per ore. Io ho preso 2 di questi saponi, uno alla calendula che ho usato a mo' di bagnoschiuma e uno all'avena che ho tuttora, che sto usando come detergente per il viso, perché gli ingredienti sono molto simili al detergente tipo della Biofficina che ho usato prima di questo ed è buonissimo, anche quella all'avena, delicato, non tira, ottimo inci, ottimo prezzo perché è costato 3,50 euro, veramente buono, 500 ml di prodotto. Ho finito uno dei miei shampoo preferiti, il 3 in 1 della Yves Rocher. Questo è shampoo e districante, shampoo e condizionante insieme, infatti lascio un capello molto districato e per i giorni in cui si va a mare consecutivamente io preferisco fare una cosa di queste, uno shampoo con shampoo e balsamo assieme piuttosto che stressare continuamente il capello. Piuttosto preferisco magari mettere una maschera nutriente prima di fare la doccia e poi tirare via tutto con questo. Con gli shampoo della Yves Rocher io mi trovo sempre benissimo, se vi capita provateli perché sono molto buoni, anche hanno un inci abbastanza buono. Ho finito un pacco di salviettine Fria, quelle di carta igienica Fria, buone, fanno il loro dovere, profumano, non irritano, io le uso molto con Enzo e mi trovo divinamente. Queste Fria sono una garanzia non soltanto dal punto di vista della detersione ma anche dal punto di vista della
tenuta su pelle. È capitato di stare giornate intere a mare e che io dovessi detergere Enzo soltanto con questo e poi farlo stare per molte ore senza poterlo sciacquare con acqua e sapone. L'ho sciacquato, però qualche residuo comunque di questo sarà rimasto, perché magari poi lui faceva la ninna e stava altre tre orette senza muoversi, non un arrossamento, nulla, sempre freschissime e buonissime, ciao. Quindi sono buone, mamme ve le consiglio. Un'altra confezione di Indissoluble di Puro Bio, vi faccio vedere la cialdina vuota, la mia cipria preferita, io uso la numero 1 e ho preso il refill che ho messo appunto nell'astuccio. Questa cipria, lo sapete ragazzi, è la mia cipria d'elezione, è quella che mi fa durare il make up opacizzato veramente tantissimo. Io vi dico, in inverno una giornata intera, cioè dalle 8 del mattino fino a quando la sera poi mi vado a struccare, io mi strucco sempre intorno alle 21, anche alle 22. D'estate è l'unico che controlla la lucidità della pelle in maniera sostanziosa. Un trucco con lui mi dura quando sarebbe impensabile truccarsi, perché qui in questo momento ci sono circa 45 gradi e lui, se mi serve di truccarmi, tipo oggi che sto facendo il video, è la cipria Indissoluble di Puro Bio aiuta anche contro il sudore. 10 euro di bontà. Ho finito un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, la maschera nutriente di Giada Cosmetics, un marchio recentissimo, un marchio relativamente nuovo che ha creato questa linea per capelli. Questa era la maschera nutriente che io ho utilizzato soprattutto come maschera nutriente pre-shampoo, una volta alla settimana sui capelli appena inumiditi con le mani, la mettevo in posa e la lasciavo per mezz'ora, anche un'ora, certe volte la mettevo, facevo le mie cose in casa e poi dopo andavo a fare la doccia. E lei ti lascia un capello, allora la sua potenza non sta nel districare il capello, la sua potenza sta nel nutrire e dargli struttura senza appesantirlo, nel curarlo, nel, appunto è una maschera nutriente, lo dice stesso, però qua dice anche che ha un potere districante. Io questo potere districante sul mio tipo di capello non l'ho visto come qualcosa di wow, però il benessere che sentivo alla struttura del mio capello quando usavo questa maschera è veramente, veramente un qualcosa che non ho provato con nessun altro prodotto nutriente, perché era un nutriente ad hoc, sembrava che andasse a fissarsi lì dove ce n'era bisogno. Che cosa voglio dire? Che la lunghezza del capello, nella lunghezza del capello il fusto era rinvigorito, ma la cute non era ingrassata. E l'effetto rimaneva anche dopo lo shampoo, perché io facevo questo, poi facevo lo shampoo molto spesso, quello che avete visto di Brochet, e la cosa era spettacolare. Ho finito il deodorante delicato neutro Robert, zero sali d'alluminio, ottimo. Non l'ho provato con questi 45 gradi, l'ho provato il mese scorso, cioè è stato nella prima parte del mese il mio deodorante, e mi sono trovata comunque molto bene, ha fatto il suo dovere. E aveva anche una profumazione molto delicata che mi è piaciuta molto. E poi il Lot Pink 24 Hour di Sien, questo preso alla Lidl, anche questo molto potente. Questo ha un problema, è potentissimo, ma con il caldo certe volte mi bruciacchia le ascelle. Non chiedetemi perché, è il deodorante che utilizzo tutto l'anno, poi d'estate mi risulta leggermente più aggressivo, forse con la copiosa sudorazione, però c'è da dire a suo discapito che fa un ottimo lavoro. Entrambi questi deodoranti sono senza alluminio cloridrato, con zero sali d'alluminio, quindi non sali di alluminio, e il Roberts è anche antimacchia, quindi due ottimi deodoranti. Ho finito, preso tempo fa all'OVS, una Red Apple, e ricordo tempo fa di averla presa quest'acqua profumata, ma non ricordo la recensione che ho fatto. Fatto sta che l'ho sniffata all'OVS e l'ho comprata, ma più di due mesi fa, forse non ve l'ho fatta neanche vedere, e quando poi l'ho provata mi sono ricordata che non mi era piaciuta, perché non si fissa sulla pelle, e l'ho finita, poi mi sono ricordata come due anni fa quando l'ho presa la prima volta,
cioè l'ho usata come deodorare, per deodorare la biancheria del letto. Io la sera, prima di metterci a letto, la spruzzavo sulle federe e andavi a letto con un buonissimo profumo di mela, che era molto anche di mela rossa, che ha un profumo dolce ma nel frattempo molto molto fresco, che concilia il sonno. A Enzo piaceva un sacco, spruzzata sul cuscino. Poi, butto via senza averla finita, ce l'ho nel mobiletto del bagno da secoli. L'ho presa proprio i primi tempi che bazzicavo YouTube seguendo una recensione di Alidinamus. La mousse riccio perfetto, la mousse definizione ricci di Besitos. È costata, mi ricordo, quasi 20 euro questa roba qua. Sui miei capelli, no, un no epico, nel senso che li rende duri, non fa un riccio morbido, sì fa un riccio, ma fa un riccio molto fissato che non mi piace per niente. Oltre a essere piena di cose che non amo, non mi è piaciuta, è quasi piena e la regalo, questa non la butto ovviamente, la regalo a un'amica che voleva provarla, ha il capello riccio, vediamo se a lei piace. Per me è veramente un no enorme e la sto togliendo, l'ho lasciata sempre nel mobile del bagno, però ho ristrutturato il bagno, ho tirato fuori tutto quello che c'era e sto eliminando tutte le cose che non uso perché è inutile tenerle là dentro. Ho finito un bagno schiuma neutro rover, ossia un bagno schiuma alla vaniglia Pino Silvestre. Questo per noi è buonissimo, sia d'estate che in inverno. Il Pino Silvestre alla vaniglia a casa mia riscuote un gran successo, tant'è che l'ho aperto per farlo fuori del tutto, proprio mi piace un sacco. Io non lo faccio con tutti i bagno schiuma questo lavoro qua, ottimo, lo trovate ovunque, a pochissimo. Questo forse l'ho preso alla Lidl. Poi, altra bocciatura, i provenzali bio gel di aloe vera. Voi lo sapete, noi lo utilizziamo moltissimo, specialmente come gel per la testa, per i capelli. Allora, è un gel all'aloe vera al 98%, bio, tutto quello che di buono c'è, c'è. Cosa non va in questo gel? La consistenza è granulosa, è come se fossero tanti granuli di aloe, è come se l'aloe non fosse stato emulsionato bene, non è né liquido, è a gel molto denso, è granuloso, spappoloso nelle mani. Quando lo mettete nei capelli questi granuletti non si aprono, dovete stare lì molto 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 tempo, quindi a me questo non è piaciuto, ne conosco di gran lunga migliore, il migliore secondo me è quello della Omia, da sempre. Vi ricordate che avevo fatto la mia cipria color lilla? Finita, adesso ne ho comprata, poi comprai quella della Wycon, bella e pronta, e l'ho finita e la butto via. L'avevo fatta con residui di quella puro bio, quando mi finivano le varie ciprie puro bio io le spezzettavo là dentro, l'ombretto della Wycon lilla, un po' di amido di riso e veniva fantastica. Per il momento non ne ho bisogno, quindi metto anche in disuso il mio packaging che è di cartoncino, quindi vado sostituendolo perché non è il massimo della sterilità. Ho finito le salviette Toujours, queste sono fantastiche, queste le uso da quando Enzo era appena nato e non mi hanno mai abbandonato, imbibite dalla prima e l'ultima, un potere detergente buono, una delicatezza assoluta, ma anche qui mai un arrossamento, mai un residuo che facesse irritazione, mai. Queste addirittura le abbiamo utilizzate perché Enzo di recente a mare si era sporcato, gliel'ho passata, poi inavvertitamente si è messo un po' al sole e lì per lì ho detto oddio, hanno il profumo, magari gli fa reazione perché Enzo è molto delicato di pelle. Assolutamente, veramente delle salviettine affidabili, la leader per i prodotti per bambini, credo che sia il top, sia per i pannolini, mamma in ascolto, i pannolini leader sono fantastici, che per i prodotti da detersione per i piccoli. Poi, si va in vacanza, si consumano i solari. Allora, questo ho comprato l'anno scorso, l'ho terminato quest'anno, Hawaiian Tropics Satin Protection, protezione 15, mi è piaciuto il profumo, sì,
per il resto no, soprattutto il fatto che è finito, perché io questo l'ho preso alla fine dell'estate scorsa, l'avrò potuto usare 10 volte, dopodiché è finito. È comodo sicuramente, ma ci sono moltissimi altri spray, solari spray migliori di questo, perché durano di più. E poi anche la protezione, questo è un 15, quindi non ha fatto molto il suo dovere e costa un bel po'. Io qua sto usando adesso quello della Lidl, sempre spray, che ha un ottimo potere spruzzante, e costa un quarto di questo, e comunque ci sono le protezioni anche molto alte, penso anche di questo. Io ho preso la 15, però non mi è piaciuto, e se devo essere sincera non mi è piaciuta anche un'altra cosa di questo solare, che è proprio il motivo per cui l'ho preso, quindi sono io ad aver sbagliato. Il profumo: quando vaporizzate questa bomboletta, il profumo è soave e si tende a respirare, ma si respirano un sacco di schifezze, perché se ne respira durante la spruzzatura, se ne respira veramente veramente parecchio. E purtroppo non lo respirate solo voi, perché a mare c'è vento e anche il vicino di lettino viene comunque avvolto dalla vostra nuvola di spruzzo. C'è chi lo gradisce, c'è chi anche può non gradirlo. Quindi io, dopo queste due bombolette, sia questa che quella della Sien, sebbene il concetto sia molto molto comodo, ma tenderò ad abbandonarlo, perché si respira troppo schifezza. È come se noi ci spruzzassimo un deodorante molto a lungo, perché per ricoprire comunque tutta la superficie del corpo spruzzi, 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 e mi sono resa conto che se ne respira parecchio. Infatti in questo momento l'altra molto spesso Enzo di spalle gliela spruzzo sulla schiena, ma quando faccio il viso, il collo, me la spruzzo sulla mano e poi gliela passo, e anche così io vedo che i vapori vanno ovunque e non mi fido. Non è una questione per Hawaiian Tropics, è una questione per Hawaiian Tropics, ma a maggior ragione perché il profumo è molto intenso, quindi raschia quasi la gola certe volte. Anche se non raschiasse, anche se io non sentissi questo profumo, lo stesso ci sarebbe lo stesso ci sarebbero questi vapori, come ci saranno sicuramente anche in quello Sien, e non mi fido molto di questa cosa. Mentre una cosa che vi consiglio in una maniera pazzesca dell'Equilibra, questo Aloe 50 più bambini, vi faccio vedere una foto in cui Gabriele era stato abbracciato da Enzo dopo che io gli avevo spalmato questa cremina solare col filtro di protezione. Ora vedrete la schiena di Gabriele con le tracce di Enzo che sono rimaste non abbronzate. È pazzesco, un filtro allucinante. Enzo è bianco latte, ragazzi, voi non lo conoscete, ma Enzo è un bimbo molto chiaro, occhi azzurri, biondino, molto bianco, quindi io mi spavento che si ustioni. Ma gliel'ho messa molto spesso, anche una volta sola io gliela metto in maniera più copiosa, non che esca tipo fantasmino, ma bello, un bello strato. Non si è, non dico scottato, non si è scalfito minimamente, però piano piano si è indorato senza quasi accorgercene, strato su strato, molto lentamente, quindi questa è per esempio un'ottima crema per il viso. Lascia certo un po' di patinina bianca, però ragazzi, la protezione a mare innanzitutto, e questo è un prodotto fantastico, il suo lavoro lo fa egregiamente, specie sui bambini. Usate protezioni alte e potenti, e questa di Equilibra ha anche un buon inci, quindi perché no? Butto, non posso regalarle, in via definitiva le mie Double Touch di Kiko. Hanno fatto il loro dovere, le ho da anni, sono delle tinte molto molto aggressive perché si fissano sulle labbra e non si staccano più. Oramai la nuova tecnologia delle tinte labbra, dei rossetti a lunga tenuta, rossetti liquidi, secondo me le ha superate come sia confortevolezza ma anche come praticità. E soprattutto queste di Kiko non mi sono mai piaciute, specialmente nel vecchio packaging, che è questo, ora le hanno riformulate, le hanno fatte nel nuovo packaging, ma queste, guardate, vi faccio vedere, perdono la parte glossy,
ovunque, sporcando sia il luogo in cui le conservate che la vostra borsetta se ve le portate con voi. Ho anche cercato di arginare il problema staccando la parte glossy, si fa veramente un macello, quindi non usandole più da tanto tempo ho deciso di eliminarle. Con questa botta di colore buttata nel cestino dell'immondizia io vi saluto. Vi saluto, spero di avervi dato qualche spunto, spero di avervi dato qualche dritta, qualche suggerimento, di avervi fatto conoscere qualche prodotto magari che non conoscevate. Ditemi tutto qua sotto tra i commenti. Vi mando un grande bacio e vado a tuffarmi a mare. E noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Vi aspetto tutti. Alla prossima, ciao! Ed eccoci giunti al sorteggio del mascara della Labo, messo in palio per voi. Allora, i commenti che sono arrivati sono 154, sorteggerò dal più recente al meno recente uno tra di voi, uno di 154. Incrociamo le dita e vai col sorteggio, 45, vado a vedere chi è. E vi dico il vincitore. Vince Laura Occhi Pinti con il commento: è da una vita che cerco un mascara waterproof che funzioni. Laura, lo hai trovato! Bene, sono contenta che il mascara vada proprio a te che mi segui da tanto e con tanto affetto. Mandami il tuo indirizzo se vorrai, ma sono certa che, essendo tu della mia città, potremo scambiarcelo anche di persona. Sì, ha vinto una catanese, questa volta niente posta, evviva! Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato, brava Laura, hai vinto! Per tutti gli altri non vi preoccupate, i giveaway torneranno, alla fine dell'estate torneranno i giveaway sui miei canali. Grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo al prossimo video, ciao!